Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale di Fiumara di Muro, in provincia di Reggio Calabria. È sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Scillese Borgo Grecanico Melitese. Risultato del primo tempo 0-1, autore del gol Nunzio Martino. Per il tabellino cedo il microfono al collaboratore Ivano Verducci, ben ritrovati. Allora, la Scillese ha giocato nel primo tempo con Iaconis, Ramà, Costa, Bova, Picone, Chebe, Porcaro, Macri, Zambeletti, Perina, Romano Francesco. Assistiamo a questa azione di Borgo e gol! Borgo, Marino al 45esimo secondo, un'azione, e viene ad esultare proprio sotto la postazione di Radio Studio 95. Dedica il gol a Taverna, 45esimo secondo, il gol del 2-0, una bellissima azione di Tripodi in collaborazione con Obinna, palla a Marino, piattone sulla sinistra del portiere Iaconis, 2-0. Ed è felice come una Pasqua, anzi come il ragazzo dietro l'Aquilone, il fanciullo dietro l'Aquilone, perché Obinna ha ascoltato il consiglio veramente efficiente, efficace e funzionale di mister Antonio Cormaci, che poi ha portato la marcatura di Marino. Ciccio Bomba. Sì, la marcatura di Marino arriva su consiglio di Cormaci, che poi va subito ad abbracciare il giovane Obinna, che ha avuto, abbiamo saputo che ha sofferto una bruttissima cosa avvenuta nel nostro paese, che è purtroppo quella che forse gli è stata sottratta, gli è stata rubata, non sottratta, la bicicletta, quindi... Insomma, sono delle cose, delle notizie che non volevamo dare, però purtroppo siamo costretti a darle. Speriamo, cosa di locomozione importante per questo ragazzo, speriamo che possa ritrovarla in qualche modo. Attenzione a Chebe, che non è nuovo a questi colpi di testa che portano spesso alla marcatura. Una volta ha anche segnato, se non sbaglio, l'anno scorso proprio con il Borgo Grecanico, si è fatto vedere dalle parti di Leonardi. Stavo per dire le formazioni, non sono riuscito a finirle per il gol di Marino. La Scillese in panchina a Laganà, Mortelliti che però è entrato, Perina, Alessio, Picone, Romano Annunziato, appunto Zaccarbi che ha sostituito Romano, Bova, Giuseppe, Alfonsetti e Varbaro, mister e Cardillo. Per quanto riguarda il Borgo Grecanico, aveva cominciato con Leonardi, Perla, Mallimaci, Candito Francesco, Sgro, Tripodi, Foti che è stato sostituito da Iamonte, Manganaro al 20esimo minuto, Manganaro, Martino Annunziato, Obinna e Marino. In panchina Falcone, Mangiola, Candito, Barreca, Gurnari Giuseppe, Gurnari Vincenzo, Ielo, Lori. Iamonte ora è dell'incontro. In panchina non possiamo fare a meno di citare il quadro dirigenziale, sempre encomiabili, Cormaci, Suraci, Macheda, Pellicone, Marrari. A te Domenico, siamo quasi al quarto minuto. Hai già detto tutto, però mi piace sottolineare ancora una volta una rete da favola, quella di Marino, un gollasso da antologia, per dirla con José Altafini, che resterà nella storia, famoso come il messaggio di Mark Zuckerberg, l'inventore di Facebook. Stay angry, stay foolish, spero di pronunciare bene, restate affamati, restate folli. Celebreremo come il touch screen inventato da Steve Jobs. Martino e Marino match winner al numero 1, number 1, diceva Dan Peterson. Ha grattato bene, il gratta e vinci qualche volta regala scariche di adrenalina che fanno impennare la stina di mercurio come il Kilimangiaro e la Concagua. Calcio di punizione per il Borgo. Domenico, non abbiamo assistito, non abbiamo detto il
l'espulsione di un giocatore della Scillese, che quindi rimane in 10 uomini. Non ci voleva questa decisione dell'arbitro William Monteleone. Cardillo ha molto contestato questa decisione dell'arbitro e sostituzione subito, va a salvaguardare la difesa mister Cardillo sostituendo il giovanissimo. Molti i giocatori tra i 18 e i 20 anni di questa squadra della Scillese, sta per entrare in campo con il numero 15 Picone. L'arbitro è molto fiscale, sta facendo togliere il... la collana, esce con il numero 4 Picone, scusate, entra con il numero 19, non era il 14 ma era con il numero 19 Bova Giuseppe. Calcio di punizione ora per il Borgo, quasi al sesto minuto. Marino, sbagliatissimo questo colpo del bomber Marino, palla che si perde sul fondo, viene recuperata da Iaconis. Ma il gollonzolo del 2-0 c'è stato, è arrivato, prezioso come il tesoro delle piramidi d'Egitto che Paolo Coelho fa scoprire al pastore Santiago nel suo romanzo L'Alchimista. Sì, Domenico, più che un gollonzolo mi sembra un bel gol, altro che un golazzo, come diceva Altafini, una bella azione di Tripodi che faceva slalom nella retroguardia, nella linea difensiva della Scillese, poi ha messo al centro dove si trovavano Obinna e Marino, questi offre la palla in un piatto con offre la palla a Marino, scusa, che con un piattone la deponeva in rete proprio alla sinistra del portiere Iaconis, che non poteva mai e poi mai arrivare su questo tocco di biliardo di bomber Ciccio Marino. Quasi settimo minuto, la Scillese in possesso palla con Zaccarbi, ora in avanti Candito, sbaglia il tocco e arriva la segnatura del numero 10 Perina Giuseppe. Erroraccio di Ciccio Candito, settimo minuto del secondo tempo, 2-1, la Scillese perviene al punto che rimette in discussione tutto l'incontro. È il gol di Perina Giuseppe al settimo minuto su erroraccio di Francesco Candito. Una rete bellissima nell'esecuzione che riapre il match, ammesso e non concesso che sia fa buona guardia, una specie di Rambo, un Marcantonio col numero 5 sulla schiena, che verrebbe voglia di dire ma cosa ci fa in questo inferno della prima categoria un giocatore non solo della stazza ma anche della tecnica di Chebbe. Ma dobbiamo pur dire che mister Cardillo, la formazione cerca di inventarsela e comunque se la gioca alla pari con tutte le squadre, anche con la capolista, non ha timori reverenziali e sudditanze psicologiche. Mister Cardillo in passato faceva sentire tutt'altra musica, ma purtroppo oggi le cose stanno andando diversamente. Sì, attenzione che ora il Borgo sta soffrendo, addirittura è in 10 la Scillese, ricordiamo, subito dopo l'espulsione arriva questo errore in difesa di Francesco Candido, che pensava di offrire di testa il pallone a Leonardi, però il suo tocco è troppo debole, Leonardi non fa in tempo ad arrivare. A te Domenico. 9 minuti nel secondo tempo, sempre 2-1, match completamente riaperto. Ce la mette tutta la squadra di casa per ribaltare ora, quantomeno per arrivare al pareggio. Non soffre di timori reverenziali la Scillese, questo ha chiesto mister Cardillo, Fortunato Cardillo, ai suoi di giocare a viso aperto senza sofismi, infingimenti e moine.
cosa che sta facendo. Contropiede. Ma la palla incoccia la gamba di un difensore ancora imperversa. Obinna, attenzione, cross sotto porta, porta sguarnita, è ancora lui il rambo della difesa. Scillese, Chebbe stanno lottando come i gladiatori con lo spirito di avventura di Indiana Jones, Tarzan, Jimmy Hawkins. Grappolo di uomini in aria, sta per partire il cross, palla che spiove, libera la difesa, palla che si avvia verso il fallo laterale, lascia scorrere e si infortuna Sgro. Probabilmente ci sarà una doppia sostituzione ambo le parti. Sì, sì, tiene il linguine destro Sgro, lo avevo visto anche tenersi la spalla. Sostituzione, ennesima sostituzione, esce Bova Marco per la Scillese ed entra con il numero 20 Alfonsetti. Giovanissimi, giovanissimi in campo i giocatori della Scillese, davvero un buon gruppo dal quale ripartire. Credo che sia ormai quasi impossibile per la Scillese riprendere le redini di questo campionato, un solo punto con la vittoria di ieri del Palizzi, l'incredibile vittoria di ieri del Palizzi, si fa davvero dura, quindi da questi giovani la Scillese può ripartire un altro anno e magari tentare la risalita. Ricordiamo che l'incontro quindi per il Borgo è di enorme importanza, perché la prossima partita sarà in casa con il San Gaetano. Il San Gaetano, con la vittoria di ieri, si è fatta sotto, diventa anche lei protagonista di questo campionato e terza in classifica. Calcio di punizione ora, annunziato Martino, palla sulla destra, sono in quattro in aria, vediamo se Martino proverà a tirare in porta o metterà al centro la prova, un tiro del mese, il tiro del mese che non gli riesce, si perde sul fondo, si arrabbia mister Cormaci e fa arrivare Gurnari Giuseppe nei pressi della zona dedicata ai cambi, quindi prossimo cambio per il Borgo. Non ce la fa proprio Sgro, in effetti credo che sarà sostituito, in effetti si toglie anche i guanti di protezione, entra Gurnari Giuseppe al posto di Sgro quando siamo al 13° minuto. Domenico, sempre 2-1 al comunale. Intanto esce Alberto Sgro, problemi inguinali. Sì, problemi inguinali per Sgro, non ce la fa più a recuperare. Oggi sono già due i giocatori del Borgo che devono lasciare il campo anzitempo, cioè Foti e Sgro, e questo può diventare problematico per le partite a venire. E due sono in precarie condizioni, perché purtroppo questo campo di patate. Attenzione, Mani, non visto dall'arbitro, un Mani clamoroso. Sì, bellissima però l'azione di Perla, una bellissima azione, davvero incredibile, una serpentina in aria, poi la palla è stata toccata da quanto abbiamo visto noi, altrimenti avremmo bisogno davvero di un oculista, è stata toccata con le mani, l'arbitro forse era lontano dall'azione, non avrà sicuramente visto, comunque si ricomincia con il Borgo in avanti, Martino, bellissimo il pallone dalla... un bellissimo lancio dalla zona destra, verso che al volo Martino ha cercato di esterno sinistro di metterla all'angolo, proprio all'angolo alla sinistra appunto del portiere Iaconis, non riesce questo suo tocco. 14° minuto, sempre 1-2, risultato in bilico, ma il Borgo sta dominando. Il tallone di Achille della capolista è che non riesce a capitalizzare le numerose occasioni da gol.
Sì, in special modo oggi, e come hai ben detto tu, questo, questo terreno di gioco, non voglio essere, ma lo avevo detto anch'io all'inizio, il Borgo è abituato sul terreno di gioco del Maro Simone, su quel tappetino, forse ha risentito un po' troppo di questo terreno di gioco, che è in terra battuta, forse un po' troppo duro per la muscolatura, degli allenamenti che non sono magari mirati per questo tipo di terreno di gioco. Attenzione qui all'ennesimo errore che può venire da questi palloni che sembrano innocui, ma ora contropiede, perde palla Marino, però incredibilmente recupera Macri, lottano davvero con il sangue agli occhi i giocatori della Scillese, ed è giusto così. Macri ora che perde palla, Marino contropiede, ogni volta è un contropiede, perla sulla zona destra, solo davanti il numero 13, entra in aria, perde palla in qualche modo, poi viene toccato, fischia l'arbitro il calcio di rigore, stava per cadere perla, forse è un po' dubbio Domenico, l'arbitro si arrabbia Cardillo. Però l'arbitro fischia il calcio di rigore al 16° minuto. A te Domenico. Calcio di rigore che potrebbe mettere la parola fine alle speranze della Scillese, che comunque, seppur ridotta in 10 uomini, si sta difendendo con i denti e con le unghie e colpisce anche in contropiede. Calcio di rigore che verrà battuto da Marino, si attende il fischio dell'arbitro. Iaconis contro Marino, non più di 2-3 passi Marino, tiro, rete, Borgol, doppietta di Marino, calcio di rigore che viene sfruttato al 16° minuto, è stato fischiato, si può dire quasi al 17°, doppietta di Marino, scusate, quindi triplica il Borgo, 3-1 al 17° minuto, e ad ora la partita si fa davvero in discesa. Gol di Marino che rimette, si può dire, in carreggiata questo incontro. Un po' di paura l'aveva avuto il Borgo dopo la marcatura dell'1-2 di Perina. Siamo al 16° minuto, la rete di Marino quasi al 16° minuto, sì, il rigore tra il fischio e la battuta. Molte le proteste di Cardillo, che ha addirittura indicato la nostra telecamera, vediamo poi se dalle immagini se avrà ragione lui, per il calcio di rigore. Il bello del calcio è anche questo, è il servizio che offre Radio Studio 95 e Telemelite, anche questo. Un grazie ai tecnici e al mitico Bruno Taverna, che con molti sacrifici segue questo incontro. Riepiloga le marcature. Sì, i gol sono stati segnati al 18° da Martino Annunziato, al primo del secondo tempo da Marino, poi il gol al 7° di Perina Giuseppe, e al 17° si può dire il calcio di rigore battuto da Marino, anche se il fallo è avvenuto qualche minuto prima, un minuto prima. 3-1, a te Domenico. E a questo punto mister Antonio Cormaci cerca di mettere il risultato in cassaforte, con le buone o con le cattive. Porcaro riesce a fermare l'irruente Obinna, che sulla fascia sguscia come un'anguilla delle valli di Comacchio, è praticamente incontenibile. 18, quasi 19 minuti, 1-3, e a questo punto il risultato è in cassaforte. Sì, è in cassaforte se si pensa al fatto che la Scillese è in 10 uomini, ha già effettuato un bel po' di sostituzioni, quindi la stanchezza magari la farà da padrona, però come abbiamo visto anche due sono state le sostituzioni per infortuni nel Borgo. Questo terreno di gioco, lo ripetiamo, è molto sofferto dagli 20, sicuramente tutti i giocatori del Borgo soffrirebbero questo
questo terreno di gioco al quale non sono abituati. Obinna, fascia destra, stoppa il pallone, cerca Perla, Perla vorrebbe triangolare con Obinna ma entra in aria sulla zona destra anche lui, si fa vedere Iamonte, non lo serve e sbaglia perché viene affrontato da Alfonsetti che poi perde palla e Iamonte nel tentativo di entrare in aria si allunga un po' troppo la palla, sul fondo va a finire sempre 1-3, 20° minuto. Un gol importante anche se arrivato sul calcio di rigore, da brindare con Dom Perignon. Una bottiglia grandi firme con le bollicine, si sogna ad occhi aperti. Sì, sicuramente, anche se non bisogna sottovalutare, ma le prossime partite il Borgo ha grandissime opportunità di spiccare il volo. Con la vittoria di oggi potrebbe diventare la protagonista, potrebbe soltanto tra virgolette perdere il Borgo questo campionato e nessun altro, perché il Borgo Grecanico giocherà due partite in casa con il San Gaetano, che è appunto una delle squadre che si sta dimostrando all'altezza della situazione, è riuscita ad arrivare per ora al terzo posto con 25 punti fino ad oggi, quindi 9 punti in meno del Borgo. Ora se il Borgo vince questa ne avrà 12 in più. Poi bisogna giocare in casa contro il San Roberto Fiumara, che ricordiamolo naviga nelle zone basse della classifica, e poi andrà in quelle del Cinque Frondi che ieri ha perso, quindi una occasione ghiotta d'oro per il Borgo di creare il panico. È davvero un grande divario. A questo punto sappiamo già che la Deliese con il San Michel, che tallonano in qualche modo la squadra di Melito Portosalvo, stanno pareggiando, quindi il Borgo ha ben 8 punti sulla seconda, che è il San Michel, quindi sognare non è un peccato. Una bella prestazione, una partita maiuscola quella di Tripò, di Funambol Kid, buono in copertura, migliore nel raccordo, ottimo in fase conclusiva. Sì, se si potesse fare una statistica, questo calciatore ogni volta che prende palla, oltre, come hai ben detto, all'interdizione in fase difensiva, se si facesse una statistica, risulterebbe che almeno il 70% delle volte che fa i dribbling, ecco, viene fermato o fallosamente oppure conclude l'azione con la segnatura, la marcatura del Borgo. Così è anche avvenuto oggi. Tripodi è una colonna portante di questa squadra, al quale non lo nasconde mister Cormaci assolutamente, fa molta leva su questo calciatore, conta molto per Cormaci. Sta andando bene anche l'arbitro, non ha i guardaline, i collaboratori o assistenti, si deve fidare della sua corsa, del suo occhio di falco. L'arbitro in un certo senso è un pedagogista, perché deve aiutare i Peter Pan a crescere con la forza del dialogo e del confronto delle idee, con l'equilibrio e l'armonia da far rispettare, i regolamenti e le regole del gioco, con il carisma per farsi rispettare. Sì, l'arbitro è stato aiutato dai 22 in campo, ora sono 21, però è stato aiutato ai 22 in campo che hanno fatto la loro onesta partita senza eccessivo nervosismo, anche se ha dovuto mandare negli spogliatoi un giocatore della squadra di casa. È stato contestato tantissimo da mister Cardillo nella concessione di questo calcio di rigore, che vedremo poi con le nostre immagini, ma anche secondo me, attenzione, bellissimo pallonetto e ora un intervento a gamba tesa, si fanno male entrambi, sia Perla, ma aveva con due sombreri. A nostro avviso c'erano le condizioni per un altro calcio di rigore. Sì, bisognerebbe anche riguardarlo, perché la gamba tesa di Bova Giuseppe a fermare, si può dire, il terzo sombrero, il terzo pallonetto di Perla, che si era entrato e che si era fatto vedere davanti a Iaconis. Qui l'intervento di Bova Giuseppe forse era falloso, l'arbitro non fischia, meno male che i due non si sono fatti male.
l'arbitro fa riprendere dalla palla in due e naturalmente il Borgo si allontana e fa battere senza alcun problema. Escono in qualche modo dalla difesa i giocatori in maglia arancione della Scillese, Macri che serve Porcari, poi recupera fallosamente, però secondo le intenzioni dell'arbitro, secondo la decisione dell'arbitro William Monteleone, calcio di punizione per la Scillese. Domenico, 25esimo minuto, 20 minuti alla fine di questo incontro. Il gol della Scillese è un gol pesantissimo, anche perché la formazione di casa segna con il contagocce, se non il bilancino dell'orefice o del farmacista, ma anche per la formazione ospite che ha la migliore difesa del campionato. Sì, sì, è un gol che vale doppio, proprio per quello che hai appena detto. La Scillese ha segnato meno di un gol a partita e il Borgo Greganico ha subito meno di un gol a partita. Quindi sarebbe già una notizia questa, che la Scillese ha segnato alla squadra di casa. E poi un'altra cosa dalla quale imparare, tra virgolette, e cioè quella che l'errore in questi campionati succede in Serie A, si pensi quindi ai campionati dilettanti, l'errore può sempre venire, quindi non bisogna mai e poi mai tirare in remi barca o pensare che le partite sono vinte, bisogna sempre rimanere concentrati, non per 90 ma per 95 minuti, perché si può arrivare anche a combinare la frittata all'ultimo secondo, e lo abbiamo visto anche la Deliese ad esempio, quando nella partita di recupero cosa ha combinato il portiere avversario. Ecco, bisogna rimanere concentrati sempre, e su questo sono sicuro che mister Cormaci ha lavorato e continuerà a lavorare. Ruba un bellissimo pallone per la Cemmarino, che non arriva per poco, contrastato forse efficacemente da Chebbe, nel senso che riesce a togliergli l'aria. Marino non arriva per un centesimo di secondo sul pallone. Volevi dire Sua Maestà Francesco Marino, alias Ciccio Bomba, splendente come il Re Sole Luigi XIII, l'unico che possa dire l'età se moi. Sì, intanto un'altra sostituzione, è entrato con il numero 19. Il numero 19. Abbiamo il numero differente, forse è Lori, numero 19 Lori, è entrato al posto dell'autore del gol della prima marcatura, annunziato Martino. Guarda come recupera palla, anche se fallosamente, l'arbitro non se ne avvede ma concede questo fallo laterale al Borgo Grecanico, come ha recuperato anche palla Tripodi. E insomma, una partita eccellente oggi, quella del tornante, un tempo era così chiamato, Tripodi, l'ala. Ha subito un gol pesantissimo oggi il portiere, ma in questa partita batte la fiacca e timbra il cartellino della disoccupazione presso il locale ufficio di collocamento. Passa dall'amaca al divano come Papere Nicchi, il papero che vive in un nascondiglio ignoto perfino alle piccole peste qui qua. Sì, ha dovuto soltanto controllare. Attenzione a questo lancio ancora per l'autore della marcatura, che ci cischia un po' e poi tira in porta nella maniera più sbagliata possibile. Altra occasione, possibile occasione, l'autore della rete Perina Giuseppe, che si trova un pallone d'oro, una svista della difesa, una palla sulle quasi all'interno dell'area del portiere del Borgo, sulla zona destra, era le maglie della linea difensiva del Borgo erano un po' troppo larghe, ha sbagliato poi il tutto per tutto Perina per poter riaprire in qualche modo questo incontro, 3-1 al 26esimo. Non la squadra ospite, prima in classifica, non demorde, non deve mollare, perché non deve pensare che il risultato ormai è in cassaforte, anche se è in superiorità numerica. Calcio di punizione ora per il Borgo Grecanico, ha fermato con il braccio il Bova Giuseppe questa occasione che poteva portare al contropiede di Marino. Ennesima sostituzione dalle parti di mister Cardillo, entra
con il numero 17 Varbaro ed esce con il numero 9 Zambelletti. Calcio di punizione per il Borgo Marino, si fa tutta la zona centrale, potrebbe scoccare il tiro, lo fa e la piazza all'angolo sinistro. Magnifica rete telecomandata, Borgol. Lo Stato sono io, le tasse moi, Re Luigi Ciccio Bomba Marino. E quando è in forma Marino non ce n'è per nessuno. Al 30° minuto va, si invola dalla zona sinistra, si può dire, si accentra, fa qualche paio di metri, poi arriva quasi sulla zona destra, scocca un tiro millimetrico preciso, va a trovare l'angolo alla destra del portiere della Scillese Iaconis. 30° minuto, 4-1, 1-4, lo stesso risultato mi sembra dell'andata. Si sta sgonfiando, sta facendo splashdown, ma dall'altra parte c'è uno squadrone preparato per tempo da parte di mister Antonio Cormaci, cominciando dal portiere, appunto, Isidoro, come lo chiamano i tifosi, omettendo Leonardi, venendo anche, oltre che a Ciccio Bomba e a Peppe Foti, anche a Francesco Candido, che non sono certamente, come qualcuno ha detto e scritto, dei dinosauri scappati da Jurassic Park, ma sono over che hanno classe da vendere e fame di successi e di trionfi. Attacca in questo momento la formazione di casa, controlla con tutto, va addirittura al dribbling un po' azzardato, come quello del portiere del Napoli ieri sera contro la Lazio, ma è andata bene. Può partire l'ennesimo tema offensivo, palla ciccata letteralmente, si mette una pezza alla difesa, può ripartire l'ennesimo tema offensivo degli ospiti. Sì, uno su cui può dormire, con il quale Cormaci può dormire sogni tranquilli, Leonardi. Lo dicevamo nelle partite precedenti, anche in altri incontri, la bravura di Leonardi anche nel gestire palla in fase difensiva, come un difensore vero e non un portiere, riesce anche a fare i dribbling, magari il risultato è ormai acquisito, ma permettersi una cosa del genere non è semplice, solo i grandi lo possono fare e lui lo è, Domenico. Si difende con i denti e con le unghie, la formazione di casa è sotto di 4-1, ma non le manca certamente la dignità che sposta le montagne, come quella di Jean Valjean, il protagonista di I Miserabili di Victor Hugo. Un ennesimo tiro in porta ora di Obin al 33° minuto, sostituzione per il Borgo, entra il fratello di Francesco Candido. Il numero 61 è Candido Gabriele, esce con il numero 11 Ciccio Marino, fa bene Cormaci a dare fiato a Marino, questo è veramente un giocatore in forma oggi, Ciccio Marino, tre le reti, delle quali una è dedicata a Bruno Taverna. Intesa perfetta quella tra Ciccio Marino, e Obinna, quasi come quella di Sandokan e Yanes de Gomera, se non Tex Wheeler e Kit Carson. Sì, è un'intesa ormai collaudata, giocano da, si può dire, da agosto assieme, anche se Marino ha avuto dei problemi alla fine di quest'estate, però si sono conosciuti calcisticamente parlando da compagni di squadra da pochi mesi e l'intesa è davvero eccellente, sembra il duo Lukaku-Lautaro dell'Inter quasi, diciamo, per fare un piccolo raffronto così scherzoso, se così si può dire. Ottima la loro intesa, Domenico, con i gol di oggi Marino va a 11, Obinna ne ha 5, quindi
siamo vicini ai 20 gol in coppia, una cosa davvero maestosa. Domenico. Nella squadra che vince e comanda la classifica vogliono giocare tutte e anche tutti vogliono giocare, ma un allenatore per regolamento può portare in panchina solamente 20 calciatori, di cui soltanto 16 possono giocare nell'arco dei 90 minuti. L'ultima parola per la nomination spetta sempre al trainer Antonio Cormaci, che seleziona l'ice cream, il meglio del meglio, ma se sbagli c'è il countdown per l'impeachment. Beh, favorito Cormaci perché ha un parco giocatori veramente eccellente quest'anno. Se ne va Zaccardi, fermato da Manganaro, esce dall'aria il solito Leonardi a fermare tutto, dribbling nei confronti di Perina e lancia, poi è costretto in difficoltà a calciare in avanti il pallone che va a finire anche questo nell'adiacente Fiumara, ennesimo pallone che si perde tra il torrente, è recuperato comunque un altro pallone dalla panchina e lanciato per il fallo laterale della Scillese, che non può fare altro ora che amministrare magari questo risultato fino alla fine. È in 10, la stanchezza si fa sentire, i cambi sono stati tanti, però il pilastro di questa squadra, eccolo, con la palla ai piedi, che ebbe, ha davvero dato tanto, si è dimostrato il migliore in campo per i suoi. Domenico. 36 minuti nella ripresa, 4-1, tripletta di Ciccio Bomba Marino e gol di Nunzio Martino, mentre per la formazione di casa ha segnato Giuseppe Perina, uno dei due, l'altro è Alessio. Mister Cardillo ha fatto quel che ha potuto, ma di fronte alla capolista, la Battistrada. Sì, attenzione ora a Gabriele Candido che offre verso Lori il duo dei giovani, che non però arriva a profitto per questa azione, soltanto un calcio d'angolo. I giovani dialogano bene, si conoscono da quando erano pulcini, Candido e Lori. Calcio d'angolo ora, va a battere addirittura Gabriele Candido, si fa vedere in aria Mallimaci, fa movimento molto Perla, Obinna si accentra, la palla che arriva quasi a lui ma viene toccata di testa da un difensore della Scillese, mi pare si trattasse di Alfonsetti, recupera quest'altro furetto che è Zaccardi, buona anche la sua partita, ha fatto quello che ha potuto. Domenico, a te. Opposto a uno squadrone come la capolista Borgo Crecanico Melitese, la Scillese ha dimostrato, qualora ce ne fosse bisogno, di potersela giocare alla pari con tutti. Purtroppo le cose non vanno come il trainer locale spera. Viene chiamato in causa il lontano Zagor, lo spirito con la scure, esce palla al piede dalla sua area, porge sulla destra a Iamonte che scodella in direzione di Gabriele Candido. 38esimo della ripresa, la formazione di casa ridotta in 10 per un'espulsione tanto ingenua quanto gratuita. Viene scaraventato senza tanti complimenti, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dall'arbitro a favore della formazione, e l'arbitro indica che si tratta di semplice rimessa dal fondo campo, quindi 38esimo e 40, sempre 4-1 per gli ospiti. Ivano. Sì, una nuova sostituzione ora, sta per entrare Gurnari Vincenzo, vediamo chi viene sostituito, Obinna che si accinge quindi ad uscire dal campo, molto buona anche la sua partita,
ha fatto chilometri e chilometri oggi in questo 1-4 del Borgo, standing ovation dei pochi spettatori presenti, per lo più melitesi, qui allo stadio comunale. Domenico, c'è da commentare anche un altro discorso: l'Adeliese è in vantaggio sul San Michel, quindi a questo punto i punti in più del Borgo Grecanico sulla seconda posizione sono ben 9, se non erro sono 9 punti in più del Borgo Grecanico e ha 2 partite in casa. Sognare, ripeto, non è un peccato. Sandro Ciotti direbbe: clamoroso al Cibali, Catania in vantaggio sull'Inter, ha segnato Castellazzi. Eh sì, l'Adeliese si può dire che ha diciamo spianato la strada al Borgo Grecanico Melitese. Questa partita si potrebbe dire ormai già acquisiti 3 punti messi in cascina, addirittura proprio chiusi in cassaforte con doppio tripla mandata, quindi sono già 9 oggi i punti in più del Borgo Grecanico, prima in classifica sulla San Michel, seconda in classifica, quindi con 28 punti. Ora lo riprova, nulla da fare, palla che sibila alla sinistra di Iaconis al 40° minuto. Forse anzi viene toccato da qualcuno il pallone, quindi è calcio d'angolo. Domenico, gongolano tutti anche in panchina. 40 minuti e 40 secondi, calcio d'angolo per gli ospiti. Grappolo di uomini in area. E sarà ancora rimessa sempre a favore degli ospiti, che si limitano a controllare tutte le zone del campo: difesa, centrocampo e attacco. Padrone del campo in lungo e in largo, la Cillese ha fatto quel che ha potuto, e cioè ha segnato almeno un gol. Sì, in questo campo ormai non abbiamo più nemmeno il sole ed comincia ad essere a fare quel pochettino di freddo che potrebbe anche insidiare la muscolatura degli atleti in campo. Gli ultimi 4 minuti, non si vede l'ora che passino subito. Il risultato è acquisito, il Borgo Grecanico è in vantaggio per 4-1, comunque insiste, è in superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo. Gabriele Candido viene fermato da Zaccarbi, da questi la palla all'autore della rete, Perina Giuseppe, affrontato da Lori, cerca di saltare due avversari, non ci riesce, c'è Lori, vede Gurnari che prova il triangolo ma viene fermato dall'eccellentissimo Kebbe, il numero 5, sembra un libero vecchio stampo. E la palla ora viene fatta girare verso la zona sinistra del campo con Mortelliti, da questo al centro viene fermato proprio dal nuovo entrato Gurnari, che fa viaggiare ancora a birra in corpo Perla. Si vede che è un giovane con molta birra in corpo, tra virgolette. Stavolta si ferma, attenzione che sembrava zoppicasse pure lui. Meno male, forse no, meno male per il Borgo Grecanico e per tutti coloro i quali amano il calcio, perché è davvero bravo Perla. Triangolo stupendo tra Gurnari e Tripodi in aria, ne ha 2, viene addirittura triplicato, palla in fallo laterale. Domenico, ultimi 3 minuti. Grande, grandissimo Francesco Marino alias Ciccio Bomba, chapeau, red carpet e clap clap. Ultimi minuti, 42:50, quasi 43, è andato al tiro Gabriele Candido, poco più che un bambino, e per poco non faceva centro. Sì, tiro però debole che stava per creare grattacapi a Iaconis, proprio perché aveva qualche suo compagno in avanti. Perina da solo, Leonardi arriva prima e la doppietta mancata per la Scillese, che oggi si è data da fare in attacco, ha davvero sviluppato tante azioni d'attacco, è anche pervenuta alla marcatura. Il secondo gol sarebbe stato, credo, un risultato che magari le poteva spettare. La seconda marcatura ha fatto la sua onesta partita, la Scillese ha provato a contrastare la capolista e ad un certo punto proprio
verso tra il settimo minuto e l'undicesimo minuto del secondo tempo aveva fatto venire i brividi. Buona in aria, fuori gioco, dice l'arbitro, era Lori, era scappato a Chebbe, fuori gioco, l'arbitro lo fischia. Il problema dei guardalinee continua ad esistere in questi campionati di prima categoria. Non è facile fare breccia dalle parti di Leonardi, che ha una difesa rocciosa. È più facile entrare nella stanza del tesoro del castello di Dresda in Germania. L'autista ce l'ha questa squadra, non è un bus shuttle dotato di sensori e telecamere guidato dall'intelligenza artificiale. Niente app, non chat e non risponde allo smartphone. Sì, certo, è difficile, se lo si vede. 3 minuti di recupero vengono concessi dall'arbitro in questo momento per i tanti cambi. È difficile naturalmente arrivare dalle parti di Leonardi, che ricordiamolo ha subito solo 6 reti e con quella di oggi sono 7, ma la rete di oggi dovrebbe essere stampata nella mente di ognuno. Bisogna stare sempre attenti, l'errore può sempre venire anche dai grandi, perché Francesco Candido comunque non ha sbagliato nulla se non quello che ha portato al gol del 2-1 proprio Perina. A te Domenico. Ha fatto quel che ha potuto la Scillese, ma il calcio non è una scienza esatta, come diceva anche Marco Giampaolo quando allenava il Milan. In ogni partita va in onda una scuola di pensiero, una filosofia di vita. Il catenaccio alla Varon Nereo Rocco, la zona mista alla Gigi Radice Giovanni Trapattoni, il calcio totale all'Arrigo Sacchi. C'è poi un'altra filosofia, quella del palla lunga e pedalare, lanciata da Franco Scoglio, il professore. Applicata ai dilettanti significa palloni alla San Fason, a Casaccia, a Bambara e alla Carlona, popolarmente intese ad Muzzum. Infine è apparso il tiki-taka. E per un soffio... Sì, per un soffio l'avanzata di Perla sgusciante che poi ha messo in aria per Candido Gabriele, che da solo davanti al portiere ha però lisciato un po' la palla. L'arbitro aveva fischiato il fuorigioco, ma una rete di un... era saltato dalla panchina Minniti, perché ha visto i suoi beniamini, i giovani dell'Under che stavano per venire alla marcatura, e la gioia per lui sarebbe stata enorme. Per un punto Martin perse la cappa, porta pata in sesto, nulli claudatur onesto, o ibis redibis non morieris in bello. Sì, Candido ha rubato un bellissimo pallone, però poi non riesce a mettere forza nei tiri, come in questo caso è andato a rincorrere il nuovo entrato Bova Giuseppe, gli ha rubato la palla, è arrivato al limite dell'area, ha scoccato un tiro in porta, nulla da fare, ma questi giovani promettono anche bene per il futuro. È importante che l'enfant prodigio del calcio locale, anche detto Golden Boy, Gabriele Candido, sia entrato con il piglio giusto, come se fosse un veterano, dei campi di gioco. Sì, certo, sì, questa è una cosa importantissima. Eccolo qua, ancora lui con Lori, si libera e cerca l'angolo alla sinistra di Iaconis. È un bellissimo tiro, ha cercato il gol del Messe. Il quarto della serie, cannone, obice, colubrina, bazooka, le prova tutte. Sì, e poi ha scoccato un bellissimo tiro, fischia l'arbitro la fine proprio al terzo minuto di recupero, 1-4 per il Borgo. Ricordo io le marcature, poi a te per il commento finale Domenico. I gol sono stati segnati al 18° da Annunziato Martino, al primo del secondo tempo da Marino, il gol del 2-1 di Perina Giuseppe della Scillese, poi al 16° il rigore contestatissimo dall'allenatore della Scillese, il rigore segnato da Marino, e al 30° minuto il terzo gol di Marino personale, ma il quarto del Borgo. Finisce 1-4. Domenico, a te per io intanto saluto tutti, alla prossima. Questa era la voce dell'ottimo telecronista Ivano Verducci. Anche noi vi salutiamo, vi ringraziamo per la cortese attenzione.
e la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo.